Ripeto, è una disciplina un po' particolare, è una disciplina che dove si corre parecchio, si corre per diversi chilometri, ma non si corre su strade comode o cementificate o con asfaltate, ma si corre in mezzo alla natura, più che altro. Esatto. Natura è di tutti i generi, natura è. Questa disciplina, tra l'altro, mi diceva Luigi fuori dall'intervista, è una disciplina dove oltre a correre e fare sport c'è anche drasticamente il rispetto per la natura stessa che viene percorsa o viene frequentata. Allora, Luigi, come mai tu tra tante discipline, anche tra queste podistiche e compagnia bella, hai scelto di fare questa perché sei un amante della natura, oltre che essere uno sportivo nato? Ma a me negli ultimi 10 anni, diciamo negli ultimi 10 anni sono stato molto attratto dalla corsa in solitaria anche verso zone sperdute, tra virgolette, verso l'entroterra molisano, anche verso la zona del Trigno, quindi mi piace proprio andarmene con lo zaino a percorrere anche lunghe distanze, insomma. E quindi poi navigando su internet sono venuto. Mi si è aperto questo mondo che è appunto quello del trail running, che è una realtà che al momento da noi è poco affermata, insomma, rispetto alle zone del nord Italia o per non parlare poi della Francia, anche della Spagna, insomma, rispetto ad altre realtà. Quindi ultimamente, a dire il vero, anche qui al sud sta prendendo piede questa Diciamo che passione per più che questo altro sport. dove appunto si frequentano molto di più queste discipline sono al nord Italia. Poi Sì, mano a c'è mano proprio adesso un'altra è cultura. questo che tu vorresti che magari anche parlandone adesso qui con noi. Esatto, sì, sarebbe bello che qualcuno ne venisse a conoscenza perché comunque è uno sport che ti gratifica nonostante l'impegno che tu ci metti per affrontare, che poi le distanze variano dalle classiche gare, insomma, anche il chilometro verticale, poi le gare più corte, la classica maratona di montagna, fino alle ultra trail che sarebbero gare di distanza superiore ai 40 km, ai 50. In questo caso quella che ho fatto io è di 125 con un dislivello Quindi, positivo di 5.500 tu metri, hai quindi corso una gara di 125 km sì, con dei esatto, dislivelli notevoli, sì, quindi ma veramente è una gara molto molto faticosa sotto questo punto di sì, vista. è faticosa, sì, però con la giusta preparazione insomma riesci a portarla a termine, sì, devi chiaramente dedicare molto tempo a questo sport se vuoi fare distanze così lunghe, Tu però. parlavi di solitario, ma quindi tu praticamente corri, diciamo, senza un appoggio di una società, senza un appoggio di qualcuno, solo con le tue forze, con la tua Sì, capacità e con la tua volontà di fare questa cosa qua. Poi infatti. sono corse che mi dicevi che non è che puoi partecipare comunque volendo così a piacere, no, devi essere anche avere dei punteggi. Sì, ce ne sono alcune, tipo la famosa corsa intorno al Monte Bianco, per accedere alla quale insomma devi aver accumulato, tra virgolette, una certa esperienza, aver quindi portato a termine altre gare minori che assegnano un punteggio. Insomma, devi raggiungere questo punteggio per poter partecipare a questa gara, è comunque molto lunga. Quella che invece ho fatto io, requisiti particolari non ne richiedeva, l'importante è essere maggiorenni e avere Eh certificato, beh, chissà, certo, una robusta costituzione, tra indubbiamente, virgolette. visto quello che ti si prospetta per Sì. fare. Quindi tu ti alleni qui nelle nostre zone, dicevi, Sì. quante ore al giorno ti alleni per Ma io di poter. media corro sempre 2 ore, poi quando ho dovuto preparare questa gara, chiaramente ho dovuto aumentare il chilometraggio e fare giri lunghi perché comunque 125 ne sono molti e per arrivare preparati bisognava fare i classici giri lunghi, trovare dei territori con un dislivello adeguato per poi Tu mi parlavi anche di poterla. oltre 165 km, qualcosa del Sì, genere. ci sono gare, c'è cioè in Val d'Aosta, si chiama il Tor, sarebbe una gara che praticamente si percorre il perimetro della regione, ci sono, se non sbaglio, 6 o 7 giorni a disposizione degli atleti per portare a termine Ah, quindi, questo percorso. Sì, là sì, comunque sono meno anche, male, insomma, un po' di ci riposo sono pure ci vuole. dei dislivelli. Diciamo una corsa a tappa più che altro, quella Sì, che. sì, sì. I vincitori pensa che impiegano intorno alle 70 ore, comunque È dormono una gara pochissimo. come quella che hai disputato tu, uno che diciamo è tra quelli che vanno per la maggiore, in media quanto ci mette per fare questi 125 km in queste situazioni? Ma diciamo,
Il primo ha impiegato 14 ore e mezzo. Io che mi sono piazzato al 27° posto ne ho impiegate quasi 21. Poi gli altri 100 ne hanno impiegate tra le 25 e le 26, anche le 32. È una giornata a correre, insomma. Una giornata a correre. Io sono partito. Vabbè, tu diciamo che ce l'hai quasi fatta, sì, prima della giornata completa, insomma. Sì, quasi sì. Io comunque sei arrivato fino alle 4 di mattina. Sì, sì. Sei arrivato 27°. Tra quanti concorrenti eravate? Siamo partiti, se non sbaglio, in 145, poi siamo arrivati in 111. Comunque i ritiri sono da mettere in conto, perché gare così lunghe, la crisi è sempre dietro, certo, l'angolo, sia a livello di stomaco che di testa, di gambe. Poi anche a livello meteorologico, magari capita una giornata, sì, che è proprio bruttissima sotto, sì, il profilo, sì, meteo. A noi è andata bene, per fortuna, a parte il fondo comunque era discreto, c'era abbastanza fango, però faceva freddo, insomma, tirava vento. Solo sulle cime il freddo si faceva sentire di notte, specialmente. Comunque siamo arrivati a 1300. Questo è uno sport che non è da tutti, per tutti, insomma. Anche preposti in questo tipo. Ma secondo me più fisicamente lo possono fare, almeno a patto, chiaramente uno non deve avere problemi fisici. Però l'importante è la convinzione che ci metti, perché fisicamente il motore penso che ce l'abbiamo tutti, dopo chi va più veloce, chi va più piano, però alla base c'è la volontà di farlo, insomma, la passione, Senti, la testa. Ma tu adesso ti stai preparando per qualche altra impresa di questo genere? Ma al momento no, a dire il vero no. Questa era... ci tenevo a farla perché avevo provato a farla già 5 anni questa, fa. Questa, scusa, dove l'hai fatta? Questa che zona era dell'Italia? Questa praticamente l'Italia centro, l'Italia settentrionale, la zona ovest, diciamo... tra la Liguria, la Toscana e l'Emilia Romagna. Si parte da Pontremoli, provincia di Massa Carrara, poi dopo 15 km scavalli già in Emilia Romagna e arrivi, percorrendo tutti questi chilometri, arrivi nella cittadina di Bobbio, dove c'è l'abbazia di San Colombano, insomma. Quindi mi dicevi che comunque assistenza ai massimi livelli per tutti. Sì, sì, comunque sei seguito, anche perché è successo in passato che si sono verificati episodi spiacevoli in gare come queste, concorrenti che hanno avuto... qualcuno addirittura è morto pure in Francia per crisi, per freddo, vabbè. Beh, certo. Quindi le precauzioni ci sono tutte, dagli alpini che presidiano le cime al soccorso medico. Beh, insomma, a valle. Almeno sotto comunque... questo punto di vista state tranquilli. No, sei seguito, assolutamente. Tu adesso vorresti tanto che questa cosa si espandesse anche in questa zona, qui, no? Ma sarebbe bello farla conoscere, più che altro perché io credo che qui in zona, in Molise, insomma, ci sia molta gente che corre... magari non sapendo di farlo. Esatto, cioè non sapendo dell'esistenza di queste gare, o comunque, cioè, ripeto, la cultura qui è molto meno radicata rispetto ad altri territori del nord. Qui mi riferisco proprio al Molise. E quindi zone per poterla fare, questo trial running ci sarebbero pure. Sì, sì, qui da noi, sì. Forse magari servirebbero più sentieri... meno asfaltati. No, più che altro i sentieri ci sono pure, però magari più puliti, in maniera tale che uno ci può andare a correre. E qui torniamo al discorso dell'ecologia, che questa disciplina... No, puliti voglio dire nel senso di tracciati. Di... Sì. Però dicevo, torniamo al discorso dell'ecologia, che come dicevamo all'inizio, mi sembra che tu hai detto che anche quando si corre, se per esempio bevi un bicchiere d'acqua, non no, di plastica... No, assolutamente, ti squalifica. Non puoi, insomma, non puoi se tu lo dovessi buttare per caso per terra. Anche... Sì, sì, anche se i vandali, tra virgolette, ci sono anche lì. Beh, infatti, certo, quelli poi li trovi anche gratis. Sì, hanno staccato il balisaggio degli ultimi 30 km, quindi eravamo senza segnali. Per fortuna se ne sono accorti, hanno mandato qualcuno in avanscoperta a rifarli. Lì ti perdi se non hai i segnali, comunque certo. Si corre di notte. Uno già corre. Non poi ci vuole niente, insomma. Stremato dalla fatica e esatto, così via, cioè può anche perdere l'orientamento. Di notte poi specialmente, non è che... Bene, quindi, Luigi... Diciamo... Noi speriamo che magari qualcuno che ascolta questa tua intervista possa cominciare a farsi balenare l'idea di poter iniziare a fare anche qualche competizione. Sì, è un bellissimo sport, ti ripaga della fatica che... E certo, l'impegno che ci mette. Lo sport a prescindere è bello sempre, poi se viene fatto con passione, con sacrificio, soprattutto quello che fai tu, che non è uno sport... sì, poi se mi permetti, rispetto alla corsa tradizionale, mi riferisco alla maratona, alla mezza, è uno sport che... almeno nella maggioranza dei casi guarda poco al cronometro, cioè più una questione
soprattutto per quanto riguarda le lunghe distanze, è più una questione con se stessi, vedere se sei in grado di portarla a termine, sì. Cioè agli altri guardi poco perché è inutile guardare il passo degli altri. Sì, ovviamente non è una gara di competizione che uno deve fare per forza il primo, perché tu arrivando anche 27esimo, per te è un successo comunque essere arrivato. Non sapevo 27esimo. Neanche il piazzamento, poi all'ultimo appunto, mi hanno detto ora sei arrivato 27esimo. È soddisfazione anche quella, però comunque non è diciamo, l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è fare tutto il percorso e arrivare, anche se stremati, comunque arrivare. Perché è veramente qualcosa che non si riesce a spiegare a parole, cioè il fatto di riuscire a correre ancora dopo 20 ore, a livello mentale c'è qualcosa che, certo, che scatta, insomma, che ti porta non avanti. È da tutti questa cosa, dai, diciamo. Non lo so, però... Sì, potrebbe essere da tutti, però comunque sì, non devi tutti... provare. Perché... Devi provarla, perché non tutti potrebbero riuscire a fare una cosa del genere. È una sensazione particolare, insomma. Bene. Sembra che... continui a correre, ce la fai ancora ad andare avanti. Quando... Luigi, noi dopo daremo anche eventualmente nell'articolo che seguirà questo servizio, questo video, daremo anche un tuo recapito email per poter magari mettersi in contatto con te, magari troverai qualche compagno di viaggio, qualcuno di avventura. Piano, proprio, io un passo attento, quindi... Vabbè, comunque qualche compagno d'avventura magari anche da qui, e potremmo così cominciare a dire che anche nel Molise, nel nostro piccolo Molise, il movimento trail running si comincia a far vedere, quindi questo è un buon messaggio promozionale che noi facciamo per chi ha la passione di poter fare queste cose come l'hai fatta tu da solo, magari trovando altri amici la cosa diventa anche più bella e più sportiva. Anche perché le montagne ci sono, specialmente se vai verso la zona noi interna. Le location le abbiamo, mancano i protagonisti per farli fare le location, per farli frequentare. Qualcuno le location le organizzi magari. Certo, anche quello è importante. Bene, ringraziamo Luigi Vetta. Grazie che ci ha parlato di questa stupenda disciplina sportiva, e magari se altre volte farai delle gare ci terrai informati, noi saremo ben lieti di promulgare questa disciplina che ci piace tantissimo, anche se non siamo in grado io personalmente di poterla fare. Magari ci vuole un po' di preparazione. Ma invece ne vorrebbe tantissima di preparazione, non so se ci riuscirei neanche con quello. Però devo dire, gente come te che si vede che lo fa con passione. Sì, ma ce ne sono, gente che corre, certo, ce n'è. E come no, lo vediamo in giro sempre anche quando fanno altre gare. Grazie Luigi grazie per averci dato questa tua testimonianza. Grazie.